Buongiorno a tutti, siamo alla Fiera Comics, la Fiera Fumetto Torino Ringotto, la fiera estiva. Siamo nella parte performisti con Lago Art Factory e il Virtual Art Workshop Social Group. Abbiamo con noi oggi Raul e Cesar Tumba, due artisti peruviani venuti a lavorare appunto in fiera. E adesso gli chiederemo appunto come si sono trovati e parlerà Raul per tutti e due, perché parla molto bene l'italiano, quindi più o meno. Allora, cosa ne pensi di questa comics? Come ti sei trovato? Cosa hai dipinto e cosa ti è piaciuto di più? Mi è piaciuto tanto vedere tante persone che le piace il comic, no? Anche le artiste, no? Tanti artisti insieme lavorando, parece fantastico, no? Bello. Che personaggi comics hai fatto? Noi abbiamo disegnato personaggi di comic, no? Wolverine, Carnage, Doctor Doom, Hulk. E che tecniche usate specialmente? Di solito abbiamo fatto con acrylic painting. Per voi questa è la prima comics? Sì, certo, qui in Italia sì, è la nostra prima volta con questa convenzione, no? Più grande. In quale altra città avete partecipato a comics? È nel mio paese. Nel paese abbiamo partecipato, ma non come artisti, ma come fan. In Perù? Marvel Fan Comics, sì, in Perù. Ah, molto bene. Fan di comic di Marvel. Ah, ho capito. È molto più grande di questa qui o un po' più piccola? No, questa è più grande. L'altra è grande per Perù, no? Ma qui è molto, molto grande. Molto grande. Vi siete trovati bene? Tornerete con noi nell'area performisti? Insomma, sarete di nuovo dei nostri? Sì, certo. Mi è piaciuto tanto. Agradecito a Art per averlo invitato a noi per lavorare con voi, no, con loro. Con noi, grazie, con Osvaldo Nerotti e Fabiana Macaluso. Dove vi possono trovare? Nelle pagine Instagram e pagine Facebook. Ah, il mio Instagram è TumaRaul in Instagram, puoi cercare per questa pagina. E il tuo numero di telefono, vuoi lasciarlo o no? No, non ricordo. Ah, non ricorda, va bene. So che le tue opere allo stand BM sono state molto richieste, molti clienti volevano appunto trattare per le tue opere perché sono piaciute veramente tanto, soprattutto specialmente il teschio e l'altro che non so che personaggio è, dicelo tu che personaggio è. Non so come si chiama, come si dice in italiano, è Skull. Cranio Skull è un personaggio un po' strano, misterioso, di un altro mondo, un mondo lontano. Che non tratta comunque proprio solo il tema comics, ma sono temi magari anche riguardanti la tua terra? Sì, è un mondo fantastico, è diverso, ma è altro diverso tema. Molto bene, vi ringrazio, siamo stati contenti di avervi con noi e appunto speriamo di rincontrarci il prossimo anno e lavorare di nuovo insieme. Ok, grazie a tutti. Grazie.